qui c'è una maglia della Juve, ma non è tua. Sì. Di Scirea. Di Scirea, un grande campione. Uno dei tuoi più cari amici, peraltro. Gaetano era un bel personaggio. Forse Gaetano nel mondo del calcio ha avuto meno di quello che forse si meritava, anzi si meritava. È un ragazzo molto affidabile e quando c'era qualcosa io avevo due persone dove andavo a parlare, con cui parlavo, Gaetano e Dino Zoff, che erano molto amici e molto ti davano serenità, ti rilassavano quando parlavi con loro. Al di là adesso non guardate i pantaloni perché sono di qualche anno fa, però era una persona onesta, una persona della quale ti potevi fidare ciecamente. E l'annuncio della sua morte, di Gaetano Scirea, venne dato in televisione, c'era la Domenica Sportiva, c'era Sandro Ciotti. Sì. E fu lui proprio a dare la tragica notizia. Rivediamo quel momento. Scusate, dobbiamo interrompere la selezione delle partite di Serie A che verrà comunque ripresa tra poco per una ragione veramente tremenda. È morto Gaetano Scirea. Ognuno di noi ha ricordi personali legati alla sua figura e pensiamo in particolare a Marco Tardelli, che è stato suo compagno di squadra per tanti anni, Marco. Personalmente non abbiamo mai sentito Gaetano alzare la voce o imprecare o protestare. Era forse l'ultimo dei giocatori che quando veniva intervistato anche da campione del mondo ringraziava l'intervistatore per quanto modesta forse la testata che questo intervistatore rappresentava. Mi piacerebbe ricordarlo con un aneddoto, magari voi a casa sua, tutti insieme a mangiare. Ma noi andavamo spesso a casa sua, quando tornavamo anche dalle partite. E lui, arrivavamo in 4-5 insieme a lui e diceva: Mariella, ma che fai? E dice: no, devono mangiare qua, dai, facciamo una pasta, qualcosa. Lui era sempre per stare insieme al gruppo. Gli amici alcune volte vengono, veramente sostituiscono la famiglia, soprattutto immagino voi calciatori, fate una vita, tutti dicono sono ricchi, sono famosi, però fate una vita molto dura, fatta di sacrifici, state fuori casa, insomma nessuno vi regala nulla. Io non l'ho mai sentito un sacrificio giocare a calcio, è sempre, no. Sempre stato un grande divertimento. Ma scusa, ma tutta l'adolescenza dietro a un pallone, fare ritiri, stare... Come tutta l'adolescenza che hai avuto tu rincorrendo la telecamera, io rincorrevo il pallone. Oh, che bella questa cosa! Mi è sempre piaciuto, è stata una passione. Quindi immagino che Scirea diventi veramente un pezzo della tua famiglia, nei momenti in cui viene a mancare... Cosa scatta in una persona che gli ha voluto bene? Si ricordano solo i momenti belli, si cerca di allontanarli. Guarda, io quando sono andato al funerale di Gaetano cercavo di essere allegro, cercavo di parlare col figlio in maniera allegra, come se lui fosse lì. E, per me è lì, non è che non c'è, c'è Gaetano perché è sempre stato con me. Con me e con gli altri. Perché non c'ho un Gaetano lontano, c'ho un Gaetano vicino. Io mi. Ciò è toscano, Non ciò è toscano, Perché a un certo punto uno pensa, è di Torino, è piemontese, ha giocato tanti anni alla Juve. Alla fine però la tua carriera finisce all'Inter. Sì.
Ma l'Inter era motivo di discussione a casa con i tuoi fratelli? No, assolutamente no. Eravate interisti? Non ho mai discusso. No, i miei fratelli, uno era, come ho detto prima, mi sembra averlo detto, juventino, uno milanista e uno fiorentino. E io dovevo essere per forza interista, perché non dovevamo essere tutti diversi. Sì, ci divertivamo, quando poi ho cominciato a giocare in tutte le squadre, io sono sempre stato cercato di essere un professionista. Il mio vero tifo lo faccio per la nazionale. Come stiamo andando? Bene, devo dire che Mancini sta facendo un ottimo lavoro. Ti piace Mancini? Sì, ha fatto un ottimo lavoro, sta cambiando la squadra, ha inserito dei giovani interessanti. Ti posso chiedere l'allenatore migliore e peggiore fino ad oggi del campionato? No. Bene, grazie. Sara, io ci ho provato, eh. È difficilissimo, ti capisco. È tostissimo. Tu cosa mi avresti risposto? No, io la mia risposta non conta, quindi non... mi ammazza se ti rispondo. Bene, lui si cattivissimo anche nella vita, anche nella vita privata. Grazie a Marco Tardelli, grazie Marco, davvero. Ciao.